Ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale parleremo dell'Arturia Mini Freak, un synth polifonico ibrido che deriva dal suo predecessore il Micro Freak e ne amplia notevolmente le caratteristiche. Iniziamo proprio a parlare del Mini Freak partendo da quelle che sono le differenze con il suo predecessore. La prima è la nuova tastiera a 37 tasti a passo ridotto con aftertouch, più facile da suonare per esecuzioni tradizionali rispetto alle strip capacitive del Micro Freak. Il Mini Freak inoltre è un synth realmente polifonico, con polifonia a 6 voci, ognuna dotata del suo blocco 2 oscillatori, filtro e amplificatore, mentre il Micro Freak è sostanzialmente un synth monofonico con un singolo oscillatore. Inoltre i due oscillatori possono interagire tra loro e ad esempio uno può modulare l'altro. Il filtro rimane sostanzialmente invariato, mentre uno dei due inviluppi di ampiezza adesso ha la possibilità di essere controllato con 4 comodi comandi per le fasi di attacco, decay, sustain e release. La matrice di modulazione è arricchita con nuove sorgenti ed il sequencer è potenziato arrivando adesso a poter utilizzare 4 blocchi da 16 step. Il suono passa poi attraverso uno studio finale costituito da 3 effetti indipendenti. Quello che trovo estremamente interessante del Mini Freak e anche del Micro Freak è la facilità con la quale è possibile creare una grande varietà di sonorità senza dover padroneggiare la sintesi in modo troppo approfondito. Tale approccio è reso possibile attraverso i 3 controlli Wave, Timbre e Shape che si trovano nella sezione degli oscillatori, che vengono visualizzati nel display OLED come un'ampolla, una bottiglia e una provetta, per rendere la programmazione del suono quasi una sorta di esperimento chimico. In base al tipo di oscillatore, questi 3 controlli assumono diverse funzioni che vengono indicate sul display e che modificano sostanzialmente il suono. È dunque sufficiente muovere solo questi 3 controlli per ottenere una grande varietà di sfumature. A questo si aggiunge la grande quantità di motori di sintesi a disposizione. Il Mini Freak ha infatti ben 22 differenti tipi di oscillatori che sono selezionabili tramite l'encoder Type. Tra questi, oltre a quelli più comuni, come ad esempio quelli con forma d'onda classiche di derivazione analogica o ad esempio con sintesi FM, abbiamo una serie di motori sonori con sintesi additiva, ad esempio con modellazione fisica, con sintesi granulare, fino a poter utilizzare generatori sonori derivati da moduli Eurorack fisici, ottenuti grazie alla collaborazione di Arturia con Mutable Instrument e Noise Engineering, due marchi molto importanti nel mercato dei synth modulari. In questo modo, come è facile intuire, si amplia in maniera considerevole le possibilità sonore dello strumento. Come possiamo notare, ogni tipo di oscillatore ha una grafica che indica in modo intuitivo quello che è il tipo di sintesi che andremo ad utilizzare. Selezioniamo l'oscillatore numero 1 e con il knob type andiamo a selezionare la prima tipologia di oscillatore messo a disposizione, che è Basic Waves, che ci mette a disposizione delle forme d'onda base. I 3 controlli Wave, Timbre e Shape in questo caso assumono come significato, per quanto riguarda Wave, un parametro di morphing che cambia forma d'onda in base al valore: 0 per una forma d'onda quadra, 50 per una a dente di sega e 100 arrivando a una seconda onda sawtooth che è un'ottava sopra, che diventa dente di sega, alla quale dopo il valore 50 si va a sommare un'ottava sopra un'altra onda dente di sega. Se arriviamo a 100 si sentirà solamente quella, l'ottava sopra. E per quanto riguarda timbre invece abbiamo un parametro di simmetria che controlla la simmetria ad esempio dell'onda quadra. Invece il controller Shape in questo caso aggiunge una sinusoide un'ottava sotto. Come potete immaginare, elencare tutti i 22 tipi di oscillatori e tutte le funzionalità dei 3 controlli Wave, Timbre e Shape richiederebbe veramente molto tempo, quindi io mi concentrerei su quelli che sono i tipi di oscillatori per avere un'idea veramente delle potenzialità creative del Mini Freak. Andiamo a vedere il secondo tipo di oscillatore, che è Super Wave, che si ispira alla Supersoft del JP8000 e genera copie di un'onda a dente di sega, ma anche di altri tipi di onda, e permette di scordarle tra loro. Abbiamo poi il tipo Armo, che genera il suono attraverso la sintesi additiva, sintesi che segue la teoria di Fourier, secondo la quale ogni suono complesso può essere ottenuto come somma di onde singole.
Il quarto tipo di oscillatore invece implementa uno dei primi modelli fisici realizzati, il modello Carter Strong, che viene utilizzato per modellare gli strumenti a corda. A seguire abbiamo V-Analog, che simula un modello Virtual Analog con due forme d'onda, un'onda quadra e una a dente di sega, con la possibilità di modificare la forma dell'onda e avere un detune più o meno marcato, tipico del suono analogico. Abbiamo poi Wave Shaper, un oscillatore che mette a disposizione due tecniche di manipolazione della forma d'onda, Wave Shaper e Wave Folder. In particolare il Wave Folder è una tecnica messa a punto da Don Buchla, uno dei pionieri della sintesi del suono, e permette di modificare la forma d'onda ripiegandola su se stessa in modo tale da ottenere un particolare contenuto armonico. Andiamo avanti, abbiamo TuOp FM, che è un generatore FM a due operatori, e selezionando questo generatore su tutti e due gli oscillatori, quindi sull'oscillatore 1 e 2, ci dà la possibilità di avere praticamente un generatore FM a quattro operatori. Vediamo adesso Formant. Questo generatore utilizza la sintesi granulare per manipolare il suono attraverso due filtri formanti. La sintesi granulare riduce il suono in granuli o particelle che possono essere poi manipolate in diversi modi. Una formante invece è una frequenza risonante fissa che caratterizza il suono. La combinazione di questi due elementi crea suoni molto ricchi armonicamente con sfumature vocali. Chords invece permette di generare un accordo suonando una sola nota secondo il parametro armonico scelto, e questo tipo di oscillatore è presente tra quelli possibili nell'oscillatore 1, ma dobbiamo selezionare l'oscillatore 2 e andare a selezionare Chords. Abbiamo poi il tipo di oscillatore che si chiama Speech. Questo tipo di oscillatore simula la tecnologia Speak and Spell della Texas Instrument, contenuta in quello che noi conosciamo e ricordiamo come il grillo parlante, ovvero un giocattolo con una sintesi vocale estremamente intelligibile, e i parametri a disposizione permettono di divertirsi nel cercare suoni e parole da far pronunciare. Modal invece offre la modellazione fisica di uno strumento che risuona dopo essere stato colpito in modo percussivo. Si può regolare il tipo di materiale dello strumento e quanto velocemente la risonanza si smorza, generando particolari tipi di reazione. Noise invece è il generatore di noise del MiniFreak, con il quale è possibile creare diversi suoni che vengono prodotti appunto con noise, come quelli del vento, onde del mare oppure un semplice hi-hat. Abbiamo poi Base, SOX e ARM, che sono i tre algoritmi di sintesi derivati dal modulo Virt Iterleggio della Noise Engineering, dove Base combina un'onda sinusoidale e un coseno attraverso uno stadio di modulazione per ottenere delle sonorità particolari di basso synth. SOX invece crea delle inaspettate varianti di una semplice onda a dente di sega. Abbiamo ARM, che invece parte da una frequenza fondamentale e aggiunge delle armoniche. Audio In invece, che è disponibile solo per l'oscillatore 1, può utilizzare un segnale audio in ingresso e processarlo attraverso un wave folder, un decimatore e aggiungendo poi un rumore digitale, quindi trasformando il MiniFreak in un processore di segnale.
Andiamo adesso a vedere una serie di tipologie di oscillatori che si riferiscono all'oscillatore 2 e sono quelli per i quali l'oscillatore 2 interagisce con l'oscillatore 1. E il primo è FM-RM. In questo caso l'oscillatore 1 modula la forma d'onda generata dall'oscillatore 2 per ottenere una modulazione di frequenza e una modulazione ad anello. Veniamo adesso a una serie di selezioni che ci permettono di processare proprio il suono prodotto dal primo oscillatore. La prima è multifilter, che fornisce altri filtri oltre a quelli presenti nella sezione dedicata alle mini freak, come ad esempio un filtro notch. Ed è possibile aumentare tra l'altro la pendenza dei filtri fino a 48 decibel per ottava. Sargent Filter invece mette a disposizione un equalizzatore parametrico per intervenire in modo più chirurgico, come indica il nome stesso del filtro, sulle frequenze. Comb Filter è un classico filtro comb che crea una serie di risonanze equidistanti in frequenza che hanno la forma appunto di un pattern rovesciato. Phase Filter è un filtro che si trova a metà strada tra il comb filter e l'effetto phaser, disponibile nella sezione effetti. Poi abbiamo Destroy, che di fatto distrugge letteralmente il suono con tre processori, ovvero un wave folder, un decimatore e un beat crusher. Abbiamo concluso la carrellata dei diversi tipi di oscillatori presenti nel Mini Freak. Immagino sia chiaro a tutti come questo synth stimoli la nostra creatività con una quantità notevole di strumenti non facilmente disponibili in altre macchine. Inoltre, per quanto possa essere complicato un motore di sintesi, la sua gestione risulta veramente intuitiva grazie ai tre controlli Wave, Timbre, Shape, che sono preimpostati su dei parametri che ci permettono di gestire il suono con molta facilità. Passiamo adesso alla parte del filtro. Il Mini Freak utilizza un filtro ispirato al SEM della Oberheim. Nella sezione del filtro possiamo scegliere il tipo di comportamento, low pass, high pass o band pass, e la frequenza di taglio con una pendenza fissata a 12 decibel per ottava. Se dovessimo aver bisogno di un filtro con un comportamento più deciso, potremmo utilizzare appunto il filtro multimode, come abbiamo visto in precedenza, dell'oscillatore 2, che arriva fino a 48 decibel per ottava. Il controllo envelope e velocity ci permette di gestire subito la modulazione del filtro attraverso l'inviluppo o appunto attraverso la velocity. La sezione degli effetti invece mette a disposizione tre diversi blocchi di effetti con chorus, flanger, distorsione, beat crusher, equalizzatore a tre bande, un peak EQ, compressore multibanda e ovviamente riverbero e delay. Inoltre gli effetti di riverbero e di delay possono essere messi in mandato oppure in insert. In questo modo, nel caso di insert, è possibile gestire un mix proprio tra la mandata diretta e quella effettata, quindi tra segnale diretto e segnale processato, e questo è molto comodo per ottenere effetti particolari. Passiamo alla matrice di modulazione. In alto a sinistra abbiamo una comoda grafica che ci permette di visualizzare rapidamente la matrice con dei LED che si illuminano in corrispondenza delle combinazioni scelte. Assegnare una modulazione è molto semplice, basta mettersi in corrispondenza della sorgente e destinazione scelte e con il knob bianco matrix premerlo e comparirà su display un valore di amount che andrà ad attivare, se diverso da zero, la modulazione scelta. Per annullare una modulazione è sufficiente tenere premuto il knob per un secondo, in questo modo verrà riportato a zero l'amount. Oltre a quelle predefinite, è possibile assegnare delle definizioni custom utilizzando i tasti in corrispondenza delle etichette Assign 1, 2 e 3, e toccando fisicamente il controllo del parametro che ci interessa oppure scorrendo tra le voci del menu. Passiamo all'LFO. Abbiamo dei tradizionali parametri di controllo dell'LFO e in particolare anche uno shaper, ovvero un editor di forme d'onda che ci permette di creare curve a nostro piacimento step by step utilizzando i pad in basso a destra dedicati per tale funzione.
Gli inviluppi del Mini Freak sono i due differenti tipi. Il principale, che viene associato al VCA o eventualmente anche al filtro, è di tipologia ADSR ed ha i controlli appunto per gestire ogni stadio dell'inviluppo ADSR e permette anche di gestire il comportamento del suono come monofonico, polifonico, parafonico fino a 12 voci oppure unison. L'altro invece tipo di inviluppo è il Cycling Envelope, che ha le caratteristiche di un inviluppo tradizionale ma può comportarsi nel tempo come un LFO. Il Mini Freak ha anche un terzo LFO dedicato al vibrato, che può essere attivato dal controllo Keyboard Band Wheel con parametri che possono essere gestiti dal menu corrispondente in Sound Edit. Il Mini Freak è dotato anche di due strip capacitive, ognuna con una linea di LED colorati che possono assumere diversi colori. A queste strip possiamo assegnare diverse funzioni attraverso i pad che si trovano sopra. Keyboard Band Wheel è la segnalazione classica, quindi col Pitch Band e il Modulation Wheel. Abbiamo anche la possibilità, tenendo premuto il tasto Shift, che attiva tutte le funzioni che vediamo nella serigrafia scritta con il blu, abbiamo la possibilità di attivare il vibrato. Il pad Macros M1-M2 invece permette di utilizzare strip capacitive per gestire dei controlli macro assegnabili. È possibile gestire con una singola macro fino a 4 destinazioni dal menu richiamabile con la combinazione Shift e il pad Macros. Per ogni destinazione è possibile scegliere un'escursione tra meno 100 e 100 con un valore di partenza che è sempre quello che è memorizzato nel preset. Il terzo pad assegna alla strip di sinistra la gate length degli step di arpeggio o sequencer, a quella di destra invece la quantità di spice, proprio letteralmente spezia, oppure con combinazione shift e pad la quantità di dice, che sarebbe il lancio di un dado. Questi due parametri, che erano già presenti nel Micro Freak, variano l'esecuzione di un pattern raggiungendo un comportamento sempre più randomico, selezionando dice, quindi avviene una selezione a caso di parametri che possono poi essere randomizzati in misura crescente aumentando il valore di spice. Il Mini Freak è dotato di un sequencer e di un arpeggiatore. È possibile stabilire il tempo e la divisione e gestire tutti i parametri consueti, ai quali si aggiungono, come abbiamo appena visto, i parametri Spice e Dice. È possibile scegliere la modalità di arpeggio direttamente dai pad capacitivi sopra i tasti. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'estensione dell'arpeggio a 1, 2, 3 o 4 ottave. Il Mini Freak offre dei parametri non convenzionali con i pad da 13 a 16. Il pad Repeat ripete ognuna delle note premute mantenendone la durata. Il pad Rackets invece raddoppia le note e ne dimezza la durata. Rand Octave inserisce una variazione randomica dell'altezza a una o due ottave di distanza dalla nota premuta. Mutate cambia gradualmente, in base a percentuali prestabilite, le note del pattern. Come avete visto, un semplice pattern di arpeggiatore con questi quattro pad può evolversi in qualcosa di completamente differente. Il Mini Freak è dotato anche di un sequencer a 64 step con le consuete funzioni di registrazione step by step in real time e una comoda gestione di recording delle modulazioni accessibile tramite il pad Mods, sempre step by step o real time, da non dimenticare la possibilità di alterare con le funzioni Spice e Dice la sequenza registrata. Arturia con il Mini Freak ha creato una macchina che definirei non convenzionale, che risulta essere più accostabile alla grande versatilità di un virtual instrument più che a quella di un synth tradizionale.
Proprio per questo motivo Arturia ha messo a disposizione una versione plugin del Mini Freak che crea una perfetta interazione tra synth fisico e virtuale. È sufficiente collegare il Mini Freak alla porta USB per poterlo gestire come un plugin direttamente dal computer. Al tempo stesso, tale plugin utilizzato senza il Mini Freak ne ripropone tutte le caratteristiche in versione software. In conclusione, il Mini Freak ha ampliato e reso ancora più potente la generazione sonora del suo predecessore, il Micro Freak, rendendo questo synth una macchina che può essere risorsa importante a livello professionale, in studio, nei live e anche per chi vuole semplicemente divertirsi, in quanto, come abbiamo visto, uno dei punti di forza di questa macchina è la facilità con la quale possiamo gestire tutte le risorse a disposizione. Vi invito a visitare il sito Arturia per tutte le informazioni sul Mini Freak e approfondire tutte le vostre curiosità su questa macchina. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e ci vediamo al prossimo video.